Buon pomeriggio a tutti i partecipanti a questo incontro davvero significativo. Permettetemi rapidamente di ringraziare intanto tutti voi per la vostra presenza, ma questo evento, cioè questa tavola rotonda su Foreign Aid and Cultural Diplomacy, Challenges and Opportunities in the New World Disorder, fa seguito ad una visita che ho fatto dal 23 al 27 di settembre alla Moscow State University, che come sapete è la più importante università russa con 47.000 studenti. Solo per darvi un'idea, negli ultimi decenni diversi premi Nobel per la fisica sono stati attribuiti a professori della Moscow State University. E oggi abbiamo il piacere di avere con noi il professor Sayamov, che in un qualche modo è responsabile per gli accordi che abbiamo sottoscritto con la Moscow State University e con la cattedra UNESCO che si occupa proprio di Global Studies, Global Processes. Io devo sottolineare due o tre aspetti. Innanzitutto, la prima cosa è che siamo molto onorati, professor Sayamov, di aver siglato questi due accordi con la Moscow State University. Siamo consapevoli del prestigio di questa grande università e quindi siamo molto onorati. Il rettore Sodomnich mi ricordava che la Moscow State University ha fatto accordi con l'Università La Sapienza, con Bologna e con Padova, quindi Urbino è la quarta università italiana, questo ci onora tantissimo. Ma devo dire che dal primo incontro è nato un rapporto immediato di reciproca stima e credo posso affermare di amicizia. Professor Sayamov è una persona di grande prestigio e di grande esperienza. La sua presenza qui oggi è un momento davvero significativo, anche in relazione alle iniziative che noi abbiamo intrapreso come università, come il dottorato di ricerca innovativo in Global Studies, che è un'altra delle attività, se posso dire, sicuramente con molta tranquillità, di eccellenza che il nostro Ateneo è stato in grado di proporre grazie all'iniziativa del Dipartimento di Economia, Società e Politica, ma devo dire grazie al lavoro davvero attento del professor Antonello Zanfei. La presenza di questa tavola rotonda di oggi vede la presenza di altre figure di grande valore. Non è purtroppo presente il professor Augusto Forti perché proprio l'altra sera c'è stato un piccolo problema di salute che lo ha purtroppo trattenuto, non è presente. Devo ringraziare la presenza del dottor Massimiliano Santoro che in un qualche modo è stato così disponibile ad essere oggi qui presente per questa tavola rotonda. Gli altri illustri relatori come il professor Matteo Gerlini, il professor Igor Pelliciari e il professor Francesco Di Donato che in un qualche modo contribuiranno alla tavola rotonda ma soprattutto anche a tirare le conclusioni di questo evento importante. Quello che voglio sottolineare è che a distanza di pochissimi mesi abbiamo già concretizzato con questo evento un'iniziativa che prefigura altre iniziative, come per esempio lo scambio di studenti, di professori tra le due università. Inizialmente sicuramente avremo lo scambio di 10-12 studenti della nostra università che andranno a Mosca e 10-12 studenti russi che verranno qui in Urbino, lo scambio di professori, ma soprattutto ci sarà una particolare attenzione anche per tutto ciò che riguarda le attività di ricerca, quindi promuovere delle attività di ricerca congiunte. Io già questa mattina al professor Sayamov l'ho
coinvolto, l'ho invitato per una prossima occasione a tenere una sua conferenza sugli aspetti della bioetica. Il professor Sayamo ha una grande esperienza e quindi sarà un altro dei temi. Ma un altro tema davvero importante che già impegna il nostro Ateneo, ma che in modo importante impegna la Moscow State University, è lo sforzo che oggi si sta facendo per una didattica innovativa. Le cose cambiano rapidamente, c'è bisogno di trasmettere il sapere utilizzando gli strumenti che vengono messi a disposizione, ma c'è bisogno anche di utilizzare correttamente questi strumenti. Quello che è apparso sulla stampa internazionale di questi giorni evidenzia come gli strumenti sono utili, ma occorre poi utilizzarli in maniera responsabile, equilibrata, per non mettere a rischio, diciamo, quella che in sostanza è la dignità della persona, il rispetto della persona. Infine voglio anche ringraziare il professor Marco Cangiotti, direttore del Dipartimento di Economia, Società e Politica, perché devo dire che con grande attenzione, dal momento in cui il rettore ha dato degli stimoli, sapete che il rettore in realtà non può fare nulla da solo se non ci sono persone davvero valide che poi traducono con una serie di atti, di iniziative, di azioni, quelle che magari sono delle linee di indirizzo che ovviamente sono finalizzate a migliorare la performance del nostro Ateneo. Il professor Marco Cangiotti è stato davvero molto attento in tutte queste dinamiche, compreso quella di aver di essere stato un po' il dipartimento che ha fatto un po' da capofila per mettere mano ai nostri dottorati di ricerca e pensare a dottorati di ricerca innovativi con un respiro sempre più internazionale. Quindi ci sono davvero tanti elementi per pensare a questo momento di discussione che sarà particolarmente utile e significativo, soprattutto per i nostri studenti che seguono iscritti ad economia, che seguono i corsi che in un qualche modo indirizzano diciamo verso un'attenzione alle problematiche che sono sempre più globali. Quindi grazie agli illustri relatori, grazie ancora al professor Sayamov e buon lavoro a tutti i partecipanti. Grazie ancora. Ecco, ora prende la parola il professor Marco Cangiotti, direttore del Dipartimento di Economia, Società e Politica. Buonasera a tutti. Io a questo punto devo prima di tutto ringraziare il rettore per le parole eccessive, ho gradito. E il Dipartimento di Economia, Società e Politica non può che rallegrarsi di questa iniziativa che in qualche modo conosce in questa giornata il suo punto di avvio, di partenza, ma che in realtà sarà un'iniziativa con una storia, credo lunga e significativa, che tempo per tempo andremo ad implementare. Quindi mi rallegro che questo avvenga e che avvenga nella cornice del nostro Dipartimento, all'interno del quale, lo ricordo anch'io, poi opera un importante dottorato, il dottorato in Global Studies, di cui il direttore è il professor Zanfei, che sta facendo delle cose veramente significative e riconosciute ormai in tutta Italia e anche all'estero. Devo ringraziare poi il professor Sayamov, perché è solamente grazie a lui che tutto questo si riesce a realizzare. Ha avuto, io mi auguro di poter dire che ha avuto una buona intuizione, e comunque certamente il fatto della sua presenza e della sua amicizia ci onora, ma non solo ci onora, ci sprona. E poi ringrazio i colleghi, il professor Di Donato, il professor Gerini e ovviamente il professor Pellicciari, ultimo ma non ultimo, che in qualche modo rappresenterà e diventerà il, diciamo così, il battitore costante di questi percorsi legati a questa sede locale del network della cattedra UNESCO presieduta dal professor Sayamov. Detto questo, sono lieto della presenza di
alcuni studenti, il lunedì è difficile avere studenti in Urbino, perché i nostri studenti arrivano il lunedì sera e soprattutto il martedì mattina, hanno un weekend lungo, però i più valorosi, fra l'altro li conosco e quindi posso dirlo, non si sono lasciati sfuggire l'occasione di questo incontro per loro così importante, essendo impegnati in studi di carattere politologico e quindi in studi che assolutamente rientrano nella sfera. Ringrazio tutti gli altri presenti, le autorità, e niente, non posso che augurare buon lavoro dopo aver manifestato questi miei ringraziamenti e la mia soddisfazione. Grazie. Grazie Marco, e ora la parola al professor Antonello Zanfei, che inizierà i lavori di questa tavola rotonda. Buongiorno a tutti. Allora, è stato detto che possiamo fare una tavola rotonda nonostante sia quadrata la struttura, e che è opportuno parlare in italiano, seppure con una traduzione simultanea che avverrà a seconda delle necessità per il professor Saiamo. Quello che volevo dire a modo di introduzione è che fondamentalmente questo tema della giornata, il tema del cultural diplomacy, è un tema che solletica molto da diversi punti di vista e diventa anche uno degli aspetti che abbiamo deciso di far figurare come centrale nel percorso di formazione in Global Studies che abbiamo avviato, perché effettivamente è uno di quelle i cosiddetti soft powers di cui si parla molto e di cui spesso non si sa la consistenza, nel senso spesso si dice ci vogliono tutta una serie di strumenti che hanno a che fare con la gestione delle relazioni internazionali dal punto di vista culturale, che servono dal punto di vista di un paese o di un'organizzazione sovranazionale per creare le condizioni per un riconoscimento reciproco e per lo sviluppo di relazioni economiche e politiche più forti e più lisce, come dire. Da questo punto di vista, diciamo, gli strumenti di cui si avvale la cultural diplomacy sono molteplici. Io, guardando un po', documentandomi sull'argomento, ho trovato diciamo, dalle exhibitions, educational programs, arts exhibition and cultural exhibition, business exhibitions, tutte le forme di interazione che creano un substrato culturale tra paesi diversi, che mettono il paese che promuove queste azioni in una posizione migliore nelle relazioni con il resto del mondo. E da questo punto di vista mi ha molto interessato, e partirei proprio da qui per cercare di coinvolgere un po' anche i nostri relatori, mi ha molto interessato uno spunto che ho trovato ad opera di un docente Emidio Diodato, che ha un po', come dire, stilizzato diversi tipi di cultural diplomacy, dicendo che fondamentalmente lui vede tre o quattro modelli di cultural relations che andrebbero considerati. Uno è lo state control through a ministry or an official agency, che fa capo fondamentalmente storicamente al modello francese, in cui c'è una maggiore capacità di centralizzare questo tipo di relazioni culturali internazionali. Un modello che lui definisce non-governmental or autonomous agencies acting with funds provided by the government, e questo è il British model. È un mixed system, che come sempre è quello tedesco, e poi diciamo c'è il modello che lui definisce voluntary and ad hoc system, whereby institutions and agencies adapt their activity to contingent circumstances and needs.
E guarda caso questo è il modello italiano secondo Diodato, fondamentalmente tradotto in estrema sintesi, come ho anche detto a pranzo con i nostri relatori, il modello delle nozze coi fichi secchi, cioè cerchiamo di mettere insieme le cose, adattiamoci alle situazioni, troviamo il momento giusto in cui inserire una relazione culturale più o meno favorevole, creiamo istituzioni che hanno relativamente poche strutture, però cerchiamo di procedere. Ecco, questo è ovviamente un modello di quest'ultimo tipo, è abbastanza debole, difficile da mantenere, può avere momenti di successo, altri momenti di minore successo. Allora, io credo che sarebbe interessante uscire da questa giornata avendo anche ragionato su quali modelli di cultural diplomacy esistono, whether there are one or two or three or more models of cultural diplomacy would be one key question, and whether there is any specific model that works better in a phase which is characterized, as anybody knows, by a newly emerging Cold War. So now we are actually experiencing something that is very close to a Cold War in the aftermath of an economic crisis, in which there are many, many institutions and many countries that are actually defending themselves or either trying to impose their supremacy, like take the Trump model on the one hand, or another model would be the Putin model. So there are several models that are actually characterized by a tendency to supremacy and a tendency to recreate conflicts under different means from the past. So what is the role of cultural diplomacy in this new era, and particularly whether there are different models that can be applied? This is the question. And I would like to ask this question to Professor Samadio first. You want me to answer now? Why not? We can have you answer now and then we can open the door also to other Buonasera, signore e signori. Scusa, io non parlo buono italiano. But I'll try to learn it. Next time it will be better. But I am very pleased to be with you. And just some half an hour ago, due to the courtesy of a director of the university, we visited some places which reminded us of a great role the Italian culture has played for the whole of humanity. And I'm teaching at the Moscow University several disciplines, among them also diplomacy and diplomatic service. We consider Italy to be a cradle of diplomacy, the place where diplomacy was born. We are speaking about great diplomats of Italy who are kept in the history not as diplomats, as poets like Petrarca, as writers as Boccaccio, as politicians like Machiavelli, and so on. But all this gives us a possibility to be on a global, let us say, level of consideration the processes which sometimes started a long time ago, many centuries ago, and they are continuing in our everyday life. As for
cultural diplomacy. The cultural diplomacy is the same old as marriage diplomacy. Marriage diplomacy was applied before our age, before the Christianity. There are many interesting examples of marriage and cultural diplomacy, especially displayed by Alexander the Macedonian. And also what is called today the soft power, the title, or let us say the notion, it was included or involved in the political discourse by the American Joseph Nye. But it does not mean it did not exist before, because the soft power appeared in 1992. But a long time ago, many people used it, and especially the above-mentioned Alexander the Macedonian and others. And the story of the humanity, unfortunately, it is the story of wars and conflicts. And the instrument, the diplomacy, was made during the centuries. It was, again, war and conflicts. If we take the whole known history of the humanity, it means over 40 centuries, only 394 years were without great conflicts, but with local conflicts, with it all stopped at this scale not so long ago. Practically, it stopped after the Second World War. And due to the system established after the Second World War, including the system of the United Nations, people were able to live without big global conflicts till now. It means, if we count from 1945, it means that over 70 and 73 exactly years. But there were conflicts, so-called local conflicts, but some of them, like the war in Vietnam, it was also very devastating, with many victims, with also big troubles for ordinary people not involved in the conflict. And it is a pity that history sometimes learns nothing. Again and again, people are committing the same mistakes, which turn to be crimes. Because you can see the story of Yugoslavia, devastated in 1999. You can look to the story of Iraq, invaded and destroyed on fake arguments. You can see the story of Libya. Now, former president of France is questioned why he took money and what for, and why he destroyed the donor. But in the same line, we can see the sufferings of people of Syria. And after the so-called end of the Cold War, the world did not become safer and more stable. On the contrary, the world became dangerously disbalanced. If before there was a balance, there was a block
of one superpower, the block of another superpower, and it was balanced according to the old diplomatic and international relations scheme of so-called balance and counterbalance. But after the Soviet Union was dissolved from inside, because there was no aggression, nothing, and the world became dangerously disbalanced, and it provoked the feeling that another superpower, which was still there, is able to do whatever it wants and to consider the world as Pax Americana. But of course, no one, even the closest ally, which used to be and remains the Great Britain, they were not ready to accept the situation when they are younger brother under the auspices of the superior one. And even they refused, as you know, the Brussels bureaucracy, and this was the main reason why they have withdrawn from the European Union. But the dangerous situation the world is in at the moment could be resolved only by a political will and only by negotiations on a diplomatic and equal basis. Because the illusion that through the development of weapons, through the development of technologies, you can just cheat the other side and win in the war, which might happen. This is a very dangerous mistake. Because last year we celebrated 100 years, the anniversary of the great Russian scientist Nikita Nikolaevich Moiseev, who developed the theory of the nuclear winter. He has proved, and the scientists of the whole world agreed, that in the nuclear conflict there will be no winner. By all means, it is impossible. Because not through the radiation, not through the bombing, but the result will be the nuclear cover, which will prevent the sunlight to reach the earth. And there will be not warming, but on the contrary, there will be nuclear winter, and no one will be able to survive because of this. This is the theory which is questioned today. And the militaries, they want to see the situation in a different way, and they provoke new research trying to say that there could be a nuclear conflict with a survival of a part of humanity. But, and they say that we can rest under a limited level of the use of nuclear weapons. But it is impossible, because if the conflict starts first, there will be no means to keep it under nuclear level, because there are no mechanisms existing in the world to do so. And then, when you start using nuclear weapons, there is again no mechanism to say that you can throw 5 bombs, but cannot throw 10 bombs.
and everyone will do it till the end. And of course, it is a simple logic, but to a big surprise, some people do not understand it. They do not want to understand it. They are still cherishing illusions that there are some golden people, I don't know, billion or 1,000 or how many, that they can survive and the rest can die. So these are very brutal and very dangerous approaches. And we see, as university people, we see our task in teaching our students in the sense that they should preserve peace as the biggest value and the biggest, let us say, sense of international relations. Because when we consider what are the values of today, what are values and senses of international relations as such, at the first place, and with the biggest preference, it is, of course, safeguarding peace. Otherwise, everything is out of sense. All this dangerous competing, it might end every time, every minute, with very grave consequences. This is why we are very glad to see at our congresses on globalistics that, like, we think a lot of people in the United States, in Africa, in Latin America, in Italy, and so on. No one of people from the university sphere, from the academic sphere, no one is ready to follow this crazy military, let us say, approaches and develop instruments. This is why our UNESCO chair on global problems and our faculty of global studies, they have peace studies at the first place. Peace studies trying to prevent any, let us say, wrong approaches in this sense. I don't know if I'm answering your question or not. And we propose also to our partners various, there is a number of elements composing such studies, ecology, bioethics, then very important sustainable development goals approved by the United Nations in 2015. We believe that this is the most important way according to the Constitution of UNESCO, because in the Constitution of UNESCO, in the preamble, it is stated that war is born in the minds of people and it should be excluded from the way of thinking that people are accustomed to do. So maybe I took a little bit more of time, excuse me, because the question is quite a difficult one. Thank you so much. Grazie, grazie professor Saryamov. Io penso che quello che è stato sottolineato dal professor Saryamov è di grande rilevanza, perché effettivamente ci mette in evidenza come alcune istituzioni, come istituzioni accademiche da un lato, in parte anche le trade organizations, che possono avere un ruolo fondamentale nel creare le basi per le relazioni internazionali, possono effettivamente svolgere un ruolo culturale fondamentale.
Però tra le istituzioni coinvolte tipicamente abbiamo anche alleanze come la NATO, per esempio, che sono, noi percepiamo come alleanze di tipo militare e che quindi facciamo un po' fatica a ipotizzare che possano svolgere un ruolo anche in termini di cultural diplomacy. Magari su questo il professor Gerlini potrebbe illustrarci qualcosa e dirci come la vede, che ruolo potrebbero avere come istituzioni che fanno anche cultural diplomacy. Forse è meglio se resto qua e poi passo agli altri. Grazie, grazie anzitutto per l'invito e l'organizzazione di questo interessante evento. Mi presento, sono appunto figuro come NATO Defense College Foundation. La NATO Defense College Foundation è la fondazione del Collegio di Difesa NATO che si trova alla Cecchignola, è stato istituito sin dagli albori dell'alleanza e la fondazione svolge un po' un ruolo che le fondazioni hanno nel sistema anglosassone e accademico, quindi diciamo è esterna all'alleanza stessa, anche se io ho una collaborazione con il programma di Science for Peace and Security della NATO e quindi questo mi ricollega a alcuni elementi toccati dal precedente intervento del professor Sayamov e che sono stati stimolati dal nostro CEIR. Io in realtà vi devo confessare mi ero preparato su un altro argomento più afferente all'UNESCO, ma mi pare importante interloquire su questo aspetto, perché la NATO è un'alleanza militare, un'alleanza politico-militare, nel senso che la direzione della NATO è politica e non è militare. Abbiamo dei militari in platea, possono confermare questo. Il Consiglio Atlantico, appunto, è un consiglio che riunisce i rappresentanti, gli ambasciatori dei paesi membri dell'alleanza ed è il consiglio, appunto, che dirige l'alleanza nel lavoro quotidiano. Era stato toccato, e procedo diciamo per approssimazioni successive, dal professor Sayamov, parlo lentamente confidando nella sua costante e nel suo costante incremento della comprensione dell'italiano di cui prima ci ha parlato, e il soft power e il hard power, così come li aveva definiti Joseph Nye, a mio modesto parere, sono categorie che funzionano fino a un certo punto. Forse anche in precedenza, devo dire la verità. Joseph Nye mutua parte del pensiero gramsciano, questo degli Stati Uniti è dibattuto, magari noi lo percepiamo dall'Europa in maniera diversa, però su questo, cioè, mutua un po' il concetto dell'egemonia culturale gramsciana per spiegare il soft power. Però credo che, dal momento che stamani è stata presentata la cattedra UNESCO, e che l'UNESCO si occupa di cultura e di scienza. E credo che le due cose siano difficilmente separabili. Sono, non dico sul piano disciplinare ovviamente, la differenza fra hard science e soft science, sì, però anche questo, insomma, parlare, ovviamente la cultura ha un suo specifico, conosciamo tutta la politica dei siti dell'UNESCO, la tutela di determinati cultural heritage da questo punto di vista, ma la scienza ugualmente ha sempre fatto parte della ratio della fondazione dell'UNESCO e quindi credo anche che la diplomazia culturale abbia sempre una relazione con la diplomazia scientifica. E perché quindi hard power e soft power? Perché se allora ci concentriamo sulla scienza, vediamo che questa fa in un certo senso pienamente parte del potere, inteso in senso pieno. Il professor Sayamov ci ha ricordato, ci ha esposto la teoria dell'inverno nucleare. E quale forse applicazione delle scienze è
più significativa da questo punto di vista che non le scienze nucleari, perché le scienze nucleari di fatto sono quelle che hanno permesso lo sviluppo delle armi nucleari e quindi la conformazione del sistema internazionale, lo dico in termini di hard power, così come oggi lo conosciamo. La storia della guerra fredda, secondo il grande storico statunitense David Holloway, che nasce come grande slavista, è la storia delle armi nucleari, dell'introduzione del disarmo nucleare. La guerra fredda si conclude con accordi significativi sul piano delle armi nucleari. Allora, in questo senso, quindi, credo che le cose non siano, da questo punto di vista, troppo separabili, o che meglio, parliamo di cose distinte, ma che non possiamo comprendere appieno senza un approccio complessivo, cioè che le abbracci entrambe. La NATO ha, dalla sua carta, delle finalità che non sono prettamente militari, ma aveva anche una sorta di comitato, un comitato sociale alle origini della NATO. E lo stesso programma di cui io sono revisore, peraltro, si chiama Science for Peace and Security perché si è occupato di, e si occupa ancora oggi, di finanziare la ricerca nei paesi membri della NATO e nei paesi associati alla NATO, ricerche non militari direttamente. Ora però è chiaro che questo fa parte di una public diplomacy dell'alleanza che tramite questi finanziamenti, tramite la progettazione in ambito scientifico, promuove se stessa nelle società dei paesi membri e soprattutto nelle società dei paesi associati. Che sono molti, le partnership della NATO non sono molto note, ma vi posso dire che tutti i paesi del Maghreb hanno una partnership con la NATO, gran parte dei paesi del Medio Oriente, anzi quasi tutti, tranne l'Arabia Saudita, oltretutto, spingendosi sempre più a est, la Mongolia, la Corea del Sud ovviamente, e il Giappone hanno una partnership con la NATO. Quindi è chiaro che la scienza diventa in parte uno strumento di public diplomacy, ma d'altra parte essa stessa ha un valore per le finalità dell'alleanza, perché permette di raggiungere una maggior coesione attorno a determinati valori che sono quelli promossi dall'alleanza, che ormai, lo dico visto che siamo in un ambito accademico e posso godere una certa libertà, coincidono con i valori democratici, cosa che non era all'inizio, o meglio durante al momento della fondazione dell'alleanza, perché uno dei paesi membri dell'alleanza fin dalla sua istituzione era il Portogallo, che allora era governato da una dittatura fascista. Chiusa questa parentesi, questo fa parte dei molteplici, credo, aspetti che la diplomazia culturale ha, dove è appunto integrata con la diplomazia scientifica. Il modello italiano che vi ho dato, che veniva poc'anzi ricordato, identifica, è da questo punto di vista forse un modello residuale, nel senso che non appartiene a nessuno dei modelli precedentemente citati, però su questo dovremo aprire un discorso molto lungo, su cui molti sono assai più capaci di me nello svilupparlo, che riguarda la storia dell'Italia stessa, o se vogliamo la storia della Repubblica Italiana, prima, seconda, terza, insomma, a seconda di come la si vogliono datare. Credo che però l'Italia, la Repubblica Italiana, la diplomazia italiana sia stata capace di intercettare, questo sì, delle possibilità offerte dal sistema delle Nazioni Unite, per esempio,
considerando appunto questo reso. Ho già parlato del sistema atlantico, del sistema NATO, col Collegio di Difesa NATO, che è la principale istituzione formativa della NATO e ha sede a Roma. Vorrei concentrarmi e concludere brevemente su questo aspetto, perché l'Italia è stata molto capace, non soltanto per la sede della FAO, che si trova a Roma e che è effettivamente un'agenzia delle Nazioni Unite che ha avuto ed ha anche il suo rilievo nel sistema stesso, ma per ritornare sul tema della nostra giornata, credo che sia rilevante per esempio la vicenda del Centro di Fisica Teorica di Trieste, ora Centro Abussalano, perché il Centro di Fisica Teorica di Trieste nasce mescolando virtuosamente quegli elementi che venivano ricordati prima sul modello italiano, cioè il mondo accademico si muove all'interno del sistema dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, riuscendo a far vincere l'offerta italiana di ospitare questo centro di fisica teorica che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica voleva assolutamente istituire. E lì nasce un'esperienza allora unica, ma poi destinata a fare scuola, a diventare una storia di successo per il sistema onusiano, perché diretto da Abu Salam, che è un fisico pakistano formatosi nel Regno Unito, ma poi insignito del premio Nobel nel 79, il centro di fisica teorica diventa uno spazio libero di confronto fra gli scienziati dell'est e dell'ovest, con la finalità però di promuovere lo sviluppo delle scienze nucleari nel sud del mondo, e di fatto questo continua anche ad essere uno della sua core mission, cioè appianare il gap fra il nord e il sud del mondo, perché Abdus Salam, scienziato pakistano, soffriva appunto del fatto di doversi per forza confrontare con la comunità di studi anglosassone, perché in Pakistan non esistevano le scienze nucleari. E lo strumento per raggiungere queste finalità, che fu sviluppato, e questo proprio l'elemento di successo, fu proprio l'investimento sul network personale di ciascuno scienziato che si recava in visita al centro di fisica teorica di Trieste, secondo vari modelli su cui poi magari possiamo tornare, ma che forse sono anche un po' troppo tecnici per la nostra platea, cioè varie forme di associazione, junior fellowship e tutto quanto, ma di fatto offrendo periodi di soggiorno regolari per un certo numero di anni, che permettevano appunto l'incontro e oltretutto avendo interventi di scienziati di massima caratura. E siccome parliamo delle scienze nucleari, come dicevamo prima, parliamo delle scienze che allora il centro è stato istituito nel 60, rappresentavano la branca scientifica in cui qualsiasi governo era disposto a investire. In quegli anni la fisica nucleare era la scienza su cui tutti i governi erano disposti a investire, perché dava prestigio, perché aveva un ruolo politico immediato. Oggi non è più così, ma allora era questo, e proprio nell'incontro anche fra scienziati del blocco occidentale, del blocco orientale, per dirla con i termini della guerra fredda, si ebbero appunto forse anche fra i maggiori risultati del centro, perché gli scienziati si incontravano per i simposi, per i workshop, ma la sera andavano al ristorante, peraltro anche a Trieste si mangia benissimo, e al ristorante era molto più facile e naturale parlare anche di questioni politiche. Quindi si creava uno spazio diplomatico privo di diplomatici, privo di rappresentanze nazionali, ma condotto da personalità comunque di rilievo nazionale, come erano gli scienziati nucleari. E questo, se non ha direttamente permesso l'avvio dei dialoghi sul disarmo, sappiamo che ha contribuito non poco a portare gli scienziati nucleari dei due campi della guerra fredda verso posizioni apertamente di impegno per la pace e il disarmo.
io mi fermo qua, non vorrei avere preso troppo tempo, ma vi ringrazio. I riferimenti del professor Gerlini mi inducono anche a una brevissima riflessione su questo. Ci sono stati effettivamente dei casi interessanti in cui si sono colte opportunità, come ha detto, e tra cui appunto il caso FAO, il caso del Centro di Fisica di Trieste, eccetera. Uno potrebbe anche guardare l'altro lato della medaglia e vedere che effettivamente ci sono tante occasioni perse e tante situazioni in cui in Italia, ma anche in altri paesi europei, forme di cooperazione che avrebbero potuto creare un substrato molto potente di diciamo ricerca scientifica, di collaborazione scientifica, non sono andate altrettanto bene. Prendiamo anche, come esempi la partecipazione italiana, per esempio, ai vari framework program europei, che è tipicamente low profile, le presenze italiane nelle istituzioni che in qualche modo le seguono queste iniziative. Quindi abbiamo tutta una serie di anche controesempi interessanti che ci inducono anche a riflettere sul fatto che le istituzioni che sono coinvolte a livello nazionale e a livello sovranazionale spesso esprimono delle resistenze al cambiamento e alla cooperazione. Ecco, io su questo credo che sia interessante sentire il punto di vista di Santoro, perché Santoro è una persona che studia proprio il problema del cambiamento istituzionale e anche i problemi delle resistenze e del perché si creano queste resistenze. Allora, buon pomeriggio. Sì, io sono uno studioso di storia delle istituzioni che si occupa proprio di questo, di cambiamento, quindi perché cambiano, come cambiano le istituzioni. E per istituzioni io mi occupo dalla grande azienda che vuole cambiare e magari si confronta con una fusione internazionale alla rivoluzione francese, che è una grande contaminazione di persone, di culture, di nazioni, di diplomazia, di, no? E credo che ci sia un problema di fondo. Adesso mi rivolgo soprattutto a questi ragazzi giovani che si stanno affacciando, immagino, alla professione diplomatica o internazionale. E un problema di fondo che esiste alla base, no, delle istituzioni, ma perché si fa così fatica? Le organizzazioni fanno così fatica a cambiare, le istituzioni fanno così fatica a cambiare. Perché c'è bisogno di diplomazia culturale? Perché c'è bisogno di supporto, di diplomazia? Perché esistono le organizzazioni internazionali? Sono domande enormi, no? Ma qualche volta dobbiamo fermarci un po'. Allora, per provare a rispondere a questa cosa, che è una domanda gigantesca, no? E qui credo che ci siano tantissime risposte, però vi voglio richiamare al basic, all'essenziale, che è come si evolvono le culture. Come crescono le culture? Come crescono le nazioni? Come cresce la cultura occidentale? Come cresce una cultura organizzativa? Quali sono i meccanismi? Ora, su questo, gli storici delle istituzioni, ma così come gli antropologi, così come gli esperti di change management, di cambiamento, così, sostanzialmente concordano su alcuni meccanismi fondamentali. Allora, le culture organizzative, le istituzioni, si evolvono sostanzialmente secondo due principi. Un principio è il principio della trasmissione. Il principio della trasmissione è il principio attraverso il quale la generazione precedente passa alla generazione successiva tutto l'insieme di norme, valori, tradizioni, miti, riti, artefatti, risposte, soluzioni che costituiscono questo mondo, vengono passate. Tant'è che in inglese c'è questa, la traduzione non è transmit ma è pass on, no? Proprio data da una generazione all'altra.
che non è soltanto dei vecchi con i giovani, ma è anche da chi c'è già, che appartiene a quel mondo, rispetto alle persone nuove che ci entrano. E il meccanismo di trasmissione costituisce sostanzialmente l'ossatura, la struttura di qualunque cultura. Un meccanismo potente, un meccanismo che protegge la cultura, è un meccanismo che fa sì che quello che le persone della generazione precedente ritengono essere il meglio venga trasmesso alle generazioni nuove. Ecco, il problema è che questo meccanismo non basta. Perché non basta? Perché i tempi cambiano, perché il mondo cambia, perché le risposte che dobbiamo dare cambiano, e perché quindi non è sempre così facile trovare all'interno di questa cultura, di questo mondo, le risposte. A volte non ci sono. E quindi la trasmissione, che di per sé dovrebbe essere la struttura fondamentale, rischia poi nel tempo di impoverire quella cultura, che progressivamente non trova risposte. Allora c'è un altro meccanismo parallelo, altrettanto importante, che è il meccanismo della diffusione. Che cos'è la diffusione? La diffusione è un meccanismo attraverso cui le culture nazionali, le grandi culture, ma anche le microculture organizzative, sostanzialmente vanno a cercare risposte nei mondi vicini, contigui. Quindi, rispetto a problemi nuovi, soluzioni nuove, vanno a dire: ma vediamo come fanno gli altri. Come si fa nella Federazione Russa ad affrontare un certo problema? Come si fa in Croazia a risolvere quel problema che noi abbiamo avuto e non sappiamo risolvere? Come fanno gli italiani? Ma anche come fanno in Microsoft se lavori in Apple? Questo prendere dalle culture vicine si chiama diffusione e crea insieme la trasmissione la struttura essenziale dell'evolversi di una qualunque cultura, che è data da trasmissione da un lato e diffusione dall'altro. Ecco, questo meccanismo però non è un meccanismo semplice. Perché non è un meccanismo semplice? Perché per poterci essere trasmissione ci vuole che cosa? Ci vuole sostanzialmente quello che è chiamato una parola molto semplice, etnocentrismo. Cioè occorre che quel mondo sia protetto. La mia cultura è al centro, la mia etnia è al centro, le mie risposte sono le migliori. Perché? Perché se non ci fosse etnocentrismo non ci potrebbe essere trasmissione. Io trasmetto a mio figlio quello che penso essere meglio, non quello che penso essere peggio. Devo essere convinto che quello che io trasmetto sia la parte migliore. E per essere convinto devo ritenere che in fondo le altre cose non siano così buone. Però non basta. Però io a volte non trovo le risposte, ho bisogno di prendere altrove. E questo è fondamentale. Solo che le stesse resistenze che mi proteggono, che mi permettono di essere forte, sono quelle che mi fanno vedere con difficoltà l'altro mondo, le altre culture, le altre istituzioni. Mi fanno pensare che debba proteggermi. Ecco, se voi pensate a questo meccanismo e lo proiettate sul commercio, sul protezionismo, parola che no, se lo sulla difesa culturale, o d'altra parte, no, se lo proiettate in altro senso, sul rifiuto dell'altro, sul razzismo, sulla, no, è proprio il meccanismo che ci spiega queste cose. Allora, la diplomazia culturale, in tante forme, può essere proprio il meccanismo che permette di far funzionare questo passaggio, che permette, approfittando di momenti speciali che possono essere proprio i dopoguerra, e tutti noi viviamo costantemente dei periodi di dopoguerra, perché le guerre non sono mai finite, come dicevamo prima, sono per periodi particolarmente fecondi, perché creano aperture. Voglio dire, una bella lettura della nascita dell'Unione Europea è quella che viene fatta da alcune grandi personaggi che hanno vissuto e hanno pagato sulla propria famiglia la Seconda Guerra Mondiale, che proprio per questo decidono di cambiare, di creare l'Unione Europea. Non so,
sempre giovane, voi avete sentito parlare probabilmente degli scambi culturali giovanili. Immagino di sì, di Erasmus, di intercultura, di tutta una serie di meccanismi. Sapete come nascono? Nascono con un'istituzione americana che si chiama American Ambulance Field Service, AAFS, che è l'associazione che viene creata dopo la Seconda Guerra Mondiale a partire dalla Croce Rossa, dal servizio di barellieri durante la guerra, in realtà durante la Prima Guerra Mondiale, poi durante la Seconda, di persone che dicevano basta, mai più, che quindi poi creano questi scambi giovanili che fanno in modo tale che già all'inizio degli anni 50 ci fosse una nave che attraversava l'Atlantico pieno di studenti europei che andavano in America e di studenti americani che venivano in Europa per creare questo tipo di meccanismi. Ecco, allora ci sono questi periodi speciali in cui si creano poi queste opportunità, ma è una partita per nulla esaurita, una partita molto difficile, molto complessa, tuttora in gioco, proprio perché costantemente noi abbiamo bisogno di proteggerci e abbiamo bisogno di aprirci, costantemente. Ma per fare un'idea, c'era un famoso antropologo che ho avuto il privilegio di conoscere, che è Maurice Godelier. Lui ci faceva questo parallelismo, questo esempio, che diceva per capire questo meccanismo basta pensare alla crescita di un adolescente, di un giovane uomo, di una giovane donna. Non so chi di voi ha dei figli adolescenti, ma tutti noi siamo stati adolescenti, non vedo nessun adolescente, quindi tutti lo siamo stati. E diceva Godelier, la crescita di un adolescente per diventare una giovane donna, un giovane uomo, è fatta da due meccanismi ancora. Dalla capacità di seguire la famiglia, quello che gli dicono i genitori, quello che i genitori dicono essere giusto e sbagliato, e dalla capacità di trasgredire dalla famiglia e di fare altro, cercare altre risposte. Ora, voi sapete che un giovane adulto, una giovane donna, un giovane uomo che ha avuto una famiglia che non gli ha permesso di trasgredire è probabilmente una persona che ha delle grandi fragilità rispetto al cambiamento. Chiamiamo bacchettoni, no? Quelli che sono tutti rigidi. E viceversa, una giovane donna, un giovane uomo che ha potuto solo trasgredire, ma non aveva una famiglia che dicesse cosa è giusto, cosa è sbagliato, eccetera, eccetera, è una persona che ha una sua forte, grande fragilità. Proprio perché non ha dei principi chiari, no? L'equilibrio nasce proprio dalla capacità di trasgredire e al tempo stesso di avere qualcosa da trasgredire, di avere delle tradizioni, una forza. Ecco, questo meccanismo funziona nelle organizzazioni, funziona nelle istituzioni, funziona nelle nazioni, ed è un meccanismo importante che genera resistenza al cambiamento, resistenza all'altro, resistenza alla diplomazia culturale, perché c'è molta resistenza anche rispetto alla diplomazia culturale. Gli aiuti non sono una dimensione facile, la diplomazia culturale non è facile presentare quando autenticamente si incontrano mondi culturali diversi, ci sono sempre scontri, ma al tempo stesso fondamentale. Ecco, allora credo che proprio questo lavoro dell'UNESCO, questo lavoro di Sayamov, questo lavoro di Igor Pellicciari, che poi ci presenterà dopo, questo lavoro dell'Università di Urbino, sia una grande opportunità proprio per portare avanti questi due meccanismi, mantenere una forte identità, un radicamento nella cultura, nella bellezza, nei luoghi, e al tempo stesso darsi l'opportunità di aprirsi, nella consapevolezza che un po' di resistenza fa bene, non è così pericolosa. Il problema è riuscire ad andare oltre, però, no? Grazie, spero di essere stato nel tempo.